poker non sempre basta la bravura. A volte la sfortuna potrà farvi perdere, e perdere potrà mandarvi tra le braccia del vostro peggior nemico, il tilt. Volete tre consigli per combatterlo? Sentite cosa ha da dirvi il due volte campione del mondo Max Pescatori. Il tilt è uno dei problemi più grossi dei giocatori di poker. Ci sono dei giocatori fantastici che però sono conosciuti come tiltatori e quindi non sono temibili. Perché? Perché quando sono al top giocano benissimo, poi tiltano e perdono tutto quello che hanno vinto e molto molto di più. Quindi dovete imparare a conoscere voi stessi prima di tutto per controllare questo brutto fenomeno o caratteristica. Due, diciamo che il tilt, dopo che avete capito quando vi arriva, dovete cercare di controllarlo. Quindi se voi dopo una bad beat brutta o una brutta chiamata siete in tilt, piuttosto alzatevi. Tanto se giocate un torneo online, ok, basta qualche mano, rilassatevi, accendete la televisione per un attimo, se tanto perdi 1-2 minuti non è un problema. Magari telefonate a un amico, raccontategli una mano, non chiamate me, però questo potrebbe aiutare a sbollire. Terzo consiglio: se giocate su Poker Club e siete in tilt, venitemi a cercare. C'è una bella funzione, trova giocatore, venite a giocare contro di me, perché quando siete in tilt io sono contento di giocare contro di voi, così probabilmente riuscirete a perdere facilmente i vostri soldi. Ovviamente scherzo, ci vediamo su Poker Club.